per me è un'intervista difficile perché oltre al ruolo di giornalista io sono un fan di Maurizio Battista, quindi per me sono anche emozionato, voglio dire. Io gli ho detto che lui è il mio antidepressivo, però sei un po' perché lui sì, dice sì, perché io cerco il mio antidepressivo. Comunque grazie della stima e delle belle parole. Allora, ai miei tempi non era così. Che cos'era che non era ai nostri tempi? Perché partiamo dal presupposto che io ho molti miei tempi, giusto? Non essendo un bambino, racconto quando tutto era più facile, più semplice, forse ero solo più giovane, può darsi pure, e raccontiamo questo a tanti che l'hanno vissuto e a qualcuno che non l'ha vissuto e pensa che io sto scherzando, e invece non sto scherzando. Ma parliamo di noi, parliamo della nostra storia, di tutto, in chiave anche un po' malinconica, questo sì, e ironica, facciamo un sacco di cose, insomma facciamo un viaggetto in 30 anni, in realtà non è niente, è una scusa per stare insieme, è una scusa per stare a Diamante in questo cinema teatro Vittoria, 3 ore a divertirci senza pensare a niente, almeno 6-3 ore, giusto Pi? Ma questo è il segreto poi del suo successo e della sua comicità, cioè sapere osservare la realtà del tuo. Mi hai dato il permesso e quindi sì, ho questo onore. Ma non te l'ho dato, l'ho preso. Ma vabbè. Il segreto, cioè saper osservare la realtà, anche perché dici che una città come Roma offre un repertorio immenso, di battute, di situazioni. Adesso che mi faccio il fanatico, sono un po', non so se siete d'accordo con me, un po' neorealista io, sì, vero? Un po' naif, racconto quello che vedo, perché se dovessi parlare di cose a livello alto culturale, no, perché non sono scolarizzato, non ho una grande cultura, e direi delle corbellerie. Invece se parlo delle cose che conosco della mia infanzia, e mia e di tanti altri, racconto quello che so, poi magari so raccontarlo, un po' di talento serve pure, no? Se non è che siamo qui, arriviamo fino a Diamante per... così, insomma, la gente ci vuole bene, io dico sempre che un artista prima deve essere voluto bene, se la gente non prova una stima, un affetto, quello che in qualche modo hai provato te, sì, con me, siamo visti adesso, sembra amici da sempre? Come una di famiglia. La famiglia tua? Ah, mia no, io ce ne ho 3. Ecco, so questo siamo noi, non veniamo qui a fare né i filosofi, né i poeti, né i scienziati, veniamo qui a divertirci. Però sempre con un pizzico di umanità, anche per questo per il pubblico forza ti vuole bene. Alla fine, prima che chiudiamo, dobbiamo dire una cosa. Allora, questa sera qui succederà qualcosa che raramente succede con gli artisti, o chi si crede artista o chi si crede migliore del pubblico. Migliore del pubblico non c'è nessuno, c'è solo il pubblico. Io il 22 luglio ho fatto, unico artista nella storia italiana, mi permetto di dirlo perché è vero, il Circo Massimo. Sì. Sta arrivando il professore, eh? Il Circo Massimo. E noi questa sera, e domani sera anche a Rende, diamo a ognuno di questi spettatori un DVD fatto la sera del 22 luglio al Circo Massimo, DVD di alta qualità con grandi ospiti, ad ognuno di queste poltrone. Come ricordo. Ecco, diciamo per i pochi che al Circo Massimo ci sono i Rolling Stones, i Genesis. Normalmente stanno grandi gruppi internazionali, ha detto bene, l'unico artista comico, sono stato io, e di questo ne vado orgoglioso, perché nella mia città non è un posto da tutti, visto che ne ha fatto nessuno, è da me. Io l'ho voluto testimoniare stampando un numero che stasera noi regaliamo ad ognuno. Così a Diamante c'è un pezzo di Maurizio Battista, un pezzo di una serata importante. Allora, per salutarci Telediamante, toni emotivi che poi ci ascolteranno per radio, e Diamante, anzi ti ringraziamo perché oggi sei stato un testimonial incredibile, cioè hai fatto una diretta H24 praticamente da Diamante. Vabbè, sei fatto la testimonial. Le cose belle vanno fatte, conosce magari a chi non le conosce, è un'emozione. Io abbiamo fatto un documentario che andrà su Discovery tra poco, che parlava del Brasile, e un filosofo italo-brasiliano mette una cosa bellissima. Mi metto 2 cose, guarda, e le regalo al pubblico di Telediamante. E al professore. Professore, senti bene, poi ve lo rivedete e ci pensate. Perderai il grande amore per un amore vero. Chiudo. E l'altra è, ricorda di Maurizio, le parole possono essere false, le emozioni no. E siccome noi qui cerchiamo di dare comunque emozioni e ilarità, cerchiamo di essere onesti. E quando esco e vedo questo panorama di Diamante, un po' nuvolosetto col tramonto dietro, io ancora all'età mia mi emoziono e lo devo comunicare.
adesso si comunica così, insomma. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo di tornare anche quando non ci sono le nuvole, magari d'estate. È una minaccia questa? No, no, no. È una minaccia. Torniamo col prossimo DVD. Ciao Dele Diamante. Grazie. Professore! Allora, a nome dell'amministrazione comunale di Diamante, soprattutto a nome della Regione Calabria e da parte mia come direzione artistica del Tirreno Festival, stasera qui a Diamante ricevi il premio Tirreno Festival 2023 come miglior artista del Tirreno Festival. Ma io mi emoziono queste cose, è bellissimo. Così non l'avevi mai neanche ricevuto. No, ma forse neanche un merito. Ragazzi, facciamo la foto. Oh, e questo non è da tutti. Guarda che bello. Se vedete gli occhi lucidi, ci sta, ci sta. Bellissimo. Vedi che lui l'ha visto già stamattina, non ti ho detto niente. Dammi un bacetto, Alfredo. Grazie, grazie, grazie. Non stai bene, eh? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E che vedevo di, è bellissimo. Era... manca qualcuno, aspettate, non frega niente. Allora, tanto volevo fare ringraziamenti al comune, Alfredo presente, perché mi hanno fatto un omaggio, forse neanche meritato, una bellissima targa. La targa è bella, lascia per di immagine che so io, che lascia il tempo che trova. E non so che titolo, c'è un titolo? Miglior artista, sono il primo. No, sono il primo. Questo è quello che voi avete fatto a me e io apprezzo molto. L'altra, poi mandate il cetro, tutta sta roba qua che la conoscete, Nduia. Voi vedete se mi ferma la finanza mentre vado a Roma, che gli dico? Cugino Giorgio, 53 anni, scapolo, lascia per Dio tre matrimoni, che non sono normale, neanche io. Io l'ultimo matrimonio è stato 3 settimane fa. O sei un cerimoniere che non era sposato, prende 2 candele e fa a me e a mia moglie, fa queste candele le accendete nei momenti difficili. Una, io ho detto guardi me ne dia un cestino perché con una che cazzo ci faccio 20 minuti, che c'ha? Dico lei non è sposata, lei apposta dice queste cose, o me ne dà una tipo San Rocco, quelle grosse, così. Ma torniamo a noi. Ormai a pranzo non è più come una volta chi mangiava e chi mangiava, adesso le trovi al tavolino. Senti, vado, vegano. Fruttariano, pesciariano, vegetariano, uno, andandolo a vedere, restiriano. È uno che fa così, ha mangiato, lui ha fatto, sto posto. O diceva mia nonna, che campi d'aria, si diceva una volta a Roma, ma si dirà pure qua. E poi ti trovi quelli con le allergie, quando ero piccolo io non c'erano. Lui dice, ah signora, lo dico, lei si ricorda fino alla 15 anni fa le allergie? Adesso, vado. Lattosio, fruttosio, le noci, una lista, sa leggere il guscio, l'aragoste, l'amico mio, poi confonde, perché quello è gente ignorante come me, perché io non sono scolarizzato, lo fa vedere perché non sono scolarizzato. Ecco qua, questa è la mia pagella della quinta elementare. Guarda, guarda, guarda qua, vedi, sex, già. Questa è la pagella invece dell'altro diploma, dei media. Sufficiente, perché sufficiente al freddo? Perché non mai strafatto. Profilo basso, non do aspettative e non te devi aspettare niente da me. E bello è la pagina dietro, guarda la pagina dietro. Giudizio sintetico. Che giudizio? Basta, pure il giudizio. Arriviamo a Giorgio mio cugino. Sai oggi con internet. Tutti scienziati, sanno tutto di tutti. Mi faccio, mi passi, io bevo Coca-Cola e acqua naturale perché sono stato male con luce. Bevo. Altro, mi faccio passare la Coca-Cola, mi fa. Che vuoi? La Coca-Cola, bravo. Perché bevi la Coca-Cola? Se me la passi. Ah, bevo, se no, la Coca-Cola. Ecco che lo scienziato fa. Cosa che fa la Coca-Cola? Che fa? Quando si sente questo rumore a Roma, deve arrivare un colpo del genio di qualche scienziato. Già sa che la Coca-Cola scioglie i bulloni, svita i bulloni. Dico, beh, la comodità, che cazzo, metti la Coca-Cola? E impiccio in meno, bravo. E qui caschiamo proprio nella rete, fa, lo sai che se io prendo una Coca-Cola a 2 litri, ci metto dentro un tubetto di Mentos, hai schizzate fuori. Io ho detto, Gio, ci voglio perdere un attimo, ma perché io dovrei mettere il tubetto?
dentro 2 litri di Coca-Cola per scherzare, no, per dimostrare a te che caglia, no, e questi li trovi, perché una volta, cara signora, nome? Piera? Viera con la V, pare una marca, no, ma, no, gli ho comprato una Viera, no, no. Io sui nomi c'ho una tesi mia strana, una ragazzina, la chiami Luna, giusto? Luna, seppia come lei, c'è sta, mora con gli occhi neri, ma se te esce così, alta così, dice è Luna, no, sono i 5, 5 e mezza, non è Luna, stiamo avanti di qualcosa, cioè il nome è molto importante. Prima Alfredo si mangiava normale, no? Poi qui è una regione che deve mangiare comunque, in Italia comunque deve mangiare se ne intende. Tutto è cambiato. Io, un amico mio, mi fa, oh, ti porto in un posto dove non sei mai stato. Ma se io lo dico a lui, ok, quanti anni hai? 25. Ma lo dici a me che ce ne ho 140? Vuol dire che non ci sono mai stato. Ci porto in un posto Alfredo, ma rimane a bocca aperta. Pure uscire a bocca aperta non è manco bello. Ti faccio vedere Alfredo le cose. Cioè guarda un posto, guarda, rimani così. Vado, eh? Entro dentro, questi posti, io divido i posti in due, Alfredo. Non si paga 30 euro, che puoi stare là. Giorgio, siamo 5, campami! Aspetta questo ristorante, com'è il nome tuo? Chiara. Io porto le foto, Alfredo, perché io non dico che... Documento. Documento tutto. Pure la faccella l'ho fatta, vedi, tieni. Allora, dice, gradisce... pomodori all'olio? Vabbè, mi porti, vi un pezzo di pane, ci risparmo sopra. Cioè, la porta a casa, Alfredo. Alfredo. E non so quello del nostro amico mio, mi fa. No, beh, pomodoro. Fermate. Poi fa, guarda. Questa moneta, direi, cioè, ho messa io la moneta per farti capire. Quella moneta, pensa com'era, fa la roba da mangiare. E mia moglie fa, lo prendi? Dico, no, non me vorrei ingolfare. Tutta sta roba, poi alla fine Alfredo senti male, eh? Ma questo è niente, Alfredo, aspetta adesso. Uovo sodo? Comincia un pippone per delle polpette. Polpette in umido, battute a coltello in un letto di polenta. Sembrava stare divani e divani, ma che cosa? Io andavo a mangiare, no, signore? L'unico piatto che come oggi rincascava la polpetta. Eccola qua. Aspetta, mo che è bello. E nasce un mistero. Eravamo un 4, no? Questo via, prende e poi mette questi. Ma amico mio, fa chi è che non mangia il tortellino? Perché lui già si era fatto forte, capito? Aspetta, aspetta, non batte mani, perdiamo tempo, che mandano via lunga la serata. Poi arriva questo, fa, gradisce insalata mare? Io ho detto, scusi, c'è qualcuno che ha assaggiato in cucina? A metà manca, no? Cioè, no, ma è un assaggio. Vabbè, sei un assaggio. Un assaggio. Tienete forte, eh? Carbonara rivisitata per 4. Ma no, no. Abbacchio, abbacchio col broccolino. Io ho detto, scusi, non voglio fare il pignolo, manca un pezzo d'abbacchio. C'è in cucina qualcuno che, no, ma è un assaggio. Qui ho un po' scoperto tutto, perché baccalà in aceto balsamico. Ho detto, scusa, non voglio far pignolo, manca un pezzo da bacchio. Manca un pezzo di baccalà, ma è bello. Lo dedico a voi, l'ultimo. Porta questo il cameriere e poi va via. Porta questo e fa. Anzi, ve lo metto bene, così ho capito pure ancora meglio. Va via, io chiamo. E ho fatto la domanda che sta pensando a te. E ho detto, mi scusi, gli faccio... Ci mi dica. Ma che? Sai, mi ha detto, non lo so. Mi ha detto, non lo so manco. Dice, lo servo. Aspetta. Torniamo a Natale. Ti ho fatto vedere Alfredino. Non sappiamo di a mangiare. Dico in romano, a magnà. Se non sto a casa. Entro, dico, buongiorno, ti vorrei un paio di jeans. E mi fa, a me, che non sono ragazzino, certi termini, signore, non li conosco. Mi fa, così, secco, mi fa. Skinny? A me. Io ho detto, no, per Roma, mi servono... Ma che cazzo tu che era skinny, scusa? E io dico, no, pensavo che skinny... l'hai visto quei sport con quei racchettoni, che hai visto mai quelli in mezzo ai boschi, ci stanno quelli? Dico, io però non mi sono reso, dice, ma vuole skinny? Se ridete voi due, o super skinny.
L'ha mai messo il signore un super skin? Allora, se sei single non te li puoi mettere perché poi ti può levare. Perché? Il buco è così, il piede è così. Io li ho comprati, li ho levati in day hospital, sono andato all'ospedale. Hai visto come tutti gli aderenti, non riesci a te fermi, torni pure indietro perché c'è stato. Ma tu sai, ci dovete avvertire a noi grandi. La camicia blu, faccio cose normali, no? Blu chi bottocino. Entro dentro un negozio, arriva il commesso, dico buongiorno, dico monta a destra o a sinistra, era un po' indeciso, mi fa, dico buongiorno, mi servirebbe una camicia blu con i bottoncini, mi fa, per lei? Dico no, c'è un cugino latitante, gliele compro, e dico per me? E mi fa questa domanda, molto, mi fa, e per lei sì, mi fai la taglia? E io ho fatto, dico, prima XL, poi sono stato male, dico XL, mi fa così, mi fa, no, non me lo dica, e che cazzo vuoi, me l'ha chiesto? Tu mi chiedi, poi mi dici tantite, no? Dico XL, no. Dico sì, XL, poi dipende Marlboro pure L. No. Lei è una L. Ho fatto la ringrazio, ma sto XL. La discussione animata, poi mi fa, ma si fidi di me? Sono 25 anni che vendo camicie. Dico, beh, si fidi di me, sono 60 che compro. O saprò meglio di te, no? Poi sai come mi ha convinto? Questa frase, Alfredo. Mi ha detto, proprio questa camicia mi faccia felice. Ma che mi mette a rovinare la vita di uno per una camicia? Alfredo mi mette la camicia, i capezzi, i bottoni sui capezzoli non mi entravano. Io ho detto, guarda, gliel'ho detto, mi fa strano. Pensi che io la facevo pure M, sì, in incubatrice, al San Giacomo. Ricordiamoci, poi dico ai pupette, quando andavamo a scuola noi, i maestri ti menavano. Mettevi le mani così, ti menavano e tua madre gli portava il panettone a Natale, la colomba a Pasqua, non so chi ha memoria. Ci siamo? Aspetta te, quando prendevi 5, alla Facebook, non è che ha inventato quello lì, Facebook è stato 1 milione di anni, io abito al palazzo sono nato, c'è sta al mezzanino nonna Elena, non era la nonna, era una nonna di tutti, tu avevi preso il 4 a scuola, Alfred, tu entravi del portone, faceva, va che ti aspetta tua madre, c'aveva quella, era già social. E ti menava, perché si menava, ancora sono convinti questi, che menavano i padri una volta lavoravano, 15 ore al giorno, mia madre gli ha detto menare tutti e due, mio padre fa, dopo 15 ore del bar, ma io posso menare a gusto, che sto chiuso. Adesso se prendi 5, la madre fa ricorso al TAR. Un amico mio che allena i ragazzini mi ha detto, c'è un sogno nel cassetto, dice qual è? Vorrei allenare una squadra di orfani. Tu non sai quanto rompano le palle i genitori, perché tutti pensano che il figlio è Messi. Mo viene il bello. Chi c'è, figli piccoli? Aspetta. Adesso, poi è uscito questo, Alfredo, vuoi ricordare questo? Questo lo ricordai, sì. Questa qua te la ricordi? Alfredo, bella questa qui, che bella. Adesso c'è Ermanox. I migliori anni, hai mai sentito? I migliori anni della nostra vita, ma che cazzo, i migliori anni della nostra vita sono i vostri, di voi tre, non dell'altri. Perché l'anno migliori, per noi, per me, poi magari qualcuno, sono finiti. Che tu stai a cena con gli amici, di che parlate? Della partita, la fidanzata. Vieni a cena di noi, da mia, quattro da mia. Vieni a sera a cena, no? Allora, ti viene la tristezza quando andarsi. Dice, come va? Ma brucia qua, io ho detto, ma che cazzo ci vado a fare? Che vado a casa, sto peggio di prima. Questi giocano, meteo.it. Ma che vuol dire? Ma c'è stata nel 60, nel 50, mio nonno. Io no, vado al mare, mio nonno faceva, dove vai? Al mare, domani piove. Io dico, nonno, come fa a sapere? Mi tira qua, c'è la stancessa, mi è rimasto il mi tira qua. Qualcuno gli fa, ognuno c'aveva le ossa che gli facevano male, te lo ricordi? Io dico, mi dire, ma, dico, ma nonno, ma a che piove? Piove la mattina o la sera? Mi fa, il pomeriggio, perché lui c'ha pure l'orario. Però eravamo felici. O no, io andavo al mare, io sempre lì, anzi, davanti a Roma, c'avevo questo qua, ti faccio vedere una cosa, guarda, questo qua ero io negli anni 60 al mare, col costume di spugna, ma ti ricordi la spugna? Tu non se la conosci, la spugna non si asciugava mai, io l'ho buttata dopo 7 anni umido, era ancora umido. La gente andava al mare, c'aveva i calzoncini, ti ricordi che usciva la palla di fuori quando uno passava vicino? Perché c'era la malizia, era tutto più semplice, più bello. Diceva, sì, c'è una palla di fuori. Adesso c'è stata una signora, ha scritto, non mettere le foto di tua figlia, no? Al ballo, ho messa lì a scuola di danza. Lei ha 70 anni, tigrata sullo scoglio così.
questo signore non era di Cassino il problema. Tu prima, tu nonna devi venire più a scuola. Tu nonna devi venire più a scuola. Adesso tu vai più a nonna a Zumba. Sto fatto dei 70 anni, io vedo ragazzine di 15 anni, tigrata. Poi vedo la madre di 45, tigrata. E la nonna di 75, tigrata. Con tutto rispetto, signore, stiamo a parlare tra amici. Sembra un troione antico, dove cazzo vuoi 75 anni? Ci vorrebbe la polizia che ti, signora, fatta a cambiare. È saltata qualsiasi dignità. E lunedì sera andiamo a cena, 4-5 mesi, come dicevo prima, i migliori anni. Andiamo a cena tutti quanti e parli di disgrazie, cose tue, come stai, come stai. Sergio fa, no, sono un problema, che c'hai? A me sto coso, sto Covid mi distrugge, a te, perché a noi no, mi dà ansia. E vabbè, devo fare. Dicevo, pagheremmi una Madonna per avere il vaccino. E vabbè, arriverà, siamo nelle mani di Dio. Dopo qualche tempo arriva il vaccino. Io e Gino, un amichetto mio, lo andiamo a fare, eccolo qua, faccio vedere tutto perché noi siamo precisi, eccolo qua. L'ho fatto nell'app della stazione Termini. Andiamo lì a stazione Termini e Gino fa, guarda là, c'erano 200-300 di colore, neri, che stanno aspettando, che hanno fatto già il vaccino. Gino fa, fermate, non mi avevi detto che si poteva scegliere il colore. Ho detto, Gino, ma questi non eri pure prima, perché li conoscevi? No, ma cioè, arriva l'infermiere che non era quelli degli ultimi tempi, erano quelli del, avete dopo spallanzani, 70 anni, tutto, corra, ma fa, che deve fare? Te dici, mo ci ripensi pure, porco, cioè, dico, guardi, dovremmo fare appuntamento, pia la sigaretta, appoggia sul muro, fa, entriamo, mi fa, che braccio vuoi? Io dico, è il sinistro, e mi dice così, Alfredo, te la dico com'è, mi fa, che vaccino vuoi? E io ho fatto, quale c'ha? Dice, questo è buono. Dentro al secchio tipo del cocco, hai visto il cocco sulla spiaggia? Mi fa, questo è buono? AstraZeneca. Io ho fatto, oppure l'altro. Io ho detto, no, fammi AstraZeneca. Mi fa, no, il vaccino. Tutto quello, mi è successo niente. Dopo qualche tempo, Sergio fa, come va? Tutto a posto, va, fatto il vaccino, te? Io, no, io non lo faccio. Cioè, perché? Ancora il vaccino. Noi abbiamo fatto. Come ha fatto? Che, come ha fatto che? Stanno lì, ha fatto iniezione. Come ha fatto? Spirito. Iniezione così. Ti ha dato un colpo secco? Sì, perfetto. Ti ha messo il chip. Chi? Ti hanno messo il chip, ormai stai nel sistema, sei chipizzato. Ormai tu sai tutto quello che fai di vita, morte, miracoli, dove vai. Io non voglio essere controllato, voglio essere un uomo libero, voglio fare quello che mi pare. Io ho detto a Sergio, sei nel trauto, ma chi te sei in culo a te? Ma secondo te c'è un satellite per te? Vengono a vedere quanti spinterogeni ha montato te, ma tu lo fanno, a me me ne frega niente, ma stai a scherzare? Dice, no, il vaccino, chissà che c'è dentro, ma tu hai fatto questo qua prima di me, l'anno prima di me, ma voi ricordate chi si è fatto? Al petto, al militare questo si faceva, 5 anni non ti prendeva niente, l'unico problema c'era la controindicazione, che per 5-6 anni eri un po' rissoso, dice, che ne so, perché sennò che cazzo, io un po' mattare. Dice, ma lo sa perché un mo lo so fatto? Stava arrivando da me e non lo sapeva. Che sai perché me lo so fatto? Perché, ma chissà che c'è dentro? Dove? Al vaccino che c'è dentro? Che ne so? Dico, Sergio, scusa, tu mangi mille cose, non mica per fare il vaccino, no, io non faccio quello che vuole, ci mancherebbe Dio. Ma tu fai mille cose al giorno, mangi, bevi, metti che non sai che c'è. Tipo, la crostata. La faccio facile, questa crostata. Questa costa 1,80€, mezzo chilo. Lei face l'IVA, lei face la scatola, la crostata costerà 80 centesimi. 80 centesimi. Metti che la marmellata mi ha rubata a Santa Rosa. Tu ti stai a mangiare una cosa che non è una crostata, è una cosa che ce la fai di ciò, erano 10 euro. Tipo, ancora, tipo sti biscotti, biscotti fior di riso. Che c'è qua dentro? Il riso, c'è scritto, però noi siamo di diamante, vediamo quanto ce n'è. Riso 2%, faccio vedere quanto è il 2%. Questo è il 2%. Il riso qui è passato, fa, oh, se vediamo in settimana. Qui il riso non c'è neanche entrato. Cioè, con questo che vuoi dire? Ah, che voglio dire? Te faccio vedere un'altra cosa, guarda. Te ne faccio vedere un'altra cosa se la trovo. Dico, ad esempio, le medicine, queste qua. Questo è un prodotto drenante per fare la piscia. Conoscete? Questo qua funziona così. Quando è verso maggio, per sgonfiarti, vai in farmacia, compri questo, 6,80€. Non usci subito dalla farmacia, perché se tu rallenti, i farmacisti fanno... ridono di te. Te dico come si usa questo qua.
ne metti un tappeto e mezzo in un litro e mezzo d'acqua, tre volte al giorno bevi 4-5 litri d'acqua, c'hai una piscina così, e grazie a questo pisci. Lui dice, ma sei sicuro? No, ti faccio vedere un'altra cosa. Questo qua, lo sai un po' l'inglese? Vabbè, quello che sia, lo dico io. One, wait. Meno di una taglia, one size in 30 minuti. Meno di una taglia in 30 minuti. Che taglia sei tu? Sta mangiando? Sto becco il boccone in poco. 36? Massa 36, non ci sono mai stato 36. Esistono i 36. Questo qua, tu adesso sono le 10 e un quarto. Alle 11 meno un quarto sei 34. Hai tre solo le mutande due ci stanno là. Ma ti può levare una taglia 5 kg questo, non si manca la reazione. E poi ce n'è un altro. Questo qua più i capelli. Questo qua è per noi sforniti dei capelli. Si chiama Fortina Plus. 3,90 euro. Io lo compro, Alfredo. Mi chiama, serve a niente, Alfredo. Mi chiama la signorina, fa, signor Battista, è arrivato il pacco, sa come si usa? No. Guardi, lo spruzzo sul cuoio capelluto, massaggia 3 minuti in senso antiorario, gli crescono i capelli. Ho fatto grazie. Non ho attaccato subito, sentito fa. Rideva. Appena ho attaccato, mo so spruzza, non ho messo poco al freddo perché i capelli lunghi non mi piacciono. Hai capito? Ci sono un milione di cose che tu non sai, vai, batti pure la mano, va bene uguale. Un milione di cose che non sai. Adesso. Torniamo a noi. Di quell'alternativa, o tranquilliti o sereniti. E tutto sta scherzando sto qua. E mia moglie fa, guardi tranquilliti, ottima scelta, sereniti è un po' vetusta. Dico, come funziona? Molto semplice, analisi del sangue, ecografia e sappiamo tutto della bambina slash bambina. Vabbè andiamo, fa, no, lei rimanga qui, basta la signora, ma fa sta analisi, dopo 20 minuti torna, io sempre con sta capoccia mia, che cosa? Mi fa, c'è Battista, io? Così, buone cose, buona vita, buon vento, ci si vede. Io pure mi sono fatto un carellato su sta cosa, gli ho fatto 8 ore mie, ma ci mancherebbe altro, ma per pagare andiamo, per pagare, vada alla reception, perché a Roma Nord è una reception, non c'è mai la cassa, la stessa cosa. Dico, vai, trovo un signore, dico, un bel signore alto, dico, tocca a lei, no, prego, prego. Arriva a casa, dico, buongiorno, dovrei magari la tranquilli di Battista Moretti. Mi fa, sì, mi appoggio così, no? E dice una cifra, mi dice la cifra, 1060. Dico la reale. Dico, alzarsi un po' più la voce, non è una lavoraccia. 1060, io non mi sono preoccupato, perché pensavo che era per lui. Massa coraggio, bella cifra. Dico, perché è un'autopsia, 1060? Quella ha capito che non avevo capito, e mi rifà così. Fa, signor Battista, 1060. Io, come se il problema è 60, capito come io? E chi c'è la 1060? Ho detto, questo quando c'è i soldi come fai? Dico, scusi, dico, prende carta di credito? Mi fa, sì, striscia la carta, tu subito, ding ding, questo è un messaggio come arriva subito. Mi fa, signor Battista, vuol sapere il sesso? Dico, beh, 1060, troppe cose mi deve dire, sta bambina slash bambino. Vado a casa e trovo Sergio, guarda con mio, quello del bacino. Stava con la moglie, mi socio, dico, Sergio, mi fa, ha fatto quella analisi? Dico, ho fatto. Ma va, quanto ha pagato? 160, ti hanno rubato i soldi. Io ho pensato, mo l'arte 900 come gli dico a questo? In realtà siamo magari 160, detto lo dicevo, 1060, lui fa, 1000! E mi ha detto così, signora, mi ha detto questa frase, 1060 di che? Dico, di che? Dico, dei soldi. E lui, mica gli avrà dati. Io ho detto, infatti non gli ho dati perché non c'era tutta la carta di credito. Ma che ora era? Dico, era un'oretta fa. E fa, ma la denuncia la bloccavo. Morale, il 3 agosto nasce mia figlia. Quando era piccoletta, adesso non più, ma Nina Nanna facevo così. Nina Nanna, 1060. Dico, male che vada, qualcosa subliminale gli arriverà, sta ragazza. Invece il problema grave, cari amici di Diamante, ce l'ho avuti col tempo che passa, però prima, acufene, io ho avuto la cosa peggiore che ho avuto, che ho ancora, non so se qualcuno di voi ce l'ha, o sfino, magari non si usa a Diamante, la fistola. Qualcuno di voi ha fistola? Nessuno, sono contento, mi fa piacere. Vi dico perché, perché qualsiasi parte del corpo che fa male non vede nessuno. Quando dice la fistola, fai vedere qua, ridono tutti. Perché è un posto strano. Conosce qualcuno che ha avuto la fistola, signora? No, gliela racconto io. Io ho un doloretto qua, vado a casa, e moglie dico, sai, noi siamo uomini, noi donne, e donne. Ah, il dolore è un'altra cosa, invece c'è un dolore qua, mi fa, vabbè, dico, sarà lo scooter,
moglie fa, vada a far vedere. Primo problema, chi è lo specialista di qua? Ho sentito tutti. Un amico mio mi ha detto, guarda, prova dal culiatra, il culiatra. Siamo arrivati dopo una lunga cosa allo proctologo. Non mi auguro che nessuno di voi sia stato al proctologo. È una delle visite più brutte che puoi fare nella vita. O almeno umiliano. Io dico, buongiorno, ma si accomodi. Vabbè, si mette comodo. Come fa? È comodo? Gli ho detto sì. Non ci siamo capiti. Si deve spogliare nudo? Chi? Lei si mette sul lettino, su un fianco, con una gamba così. Dico, però mi ha detto comodo. Sembrava Yuri Gagarin, dico, come facciamo? Vabbè. Metto così, quella era aria, qua. State dietro, a un certo punto si mette il guanto di lattice. Insomma, uno, due, tre, qua, siccome era un po' agitato, non l'ho sentito, uno, due, tre, quattro, e sono rimasto, ti ricordate la storia del signor Rossi, lo sai, quello che stava dal proctologo e gli dice, il signor Rossi, lo sente il dito? Quello fa sì, e queste sono le mani. Siccome io questa storia me la ricordavo, è bello perché c'è qualcuno che la spiega a quell'altro. Come fa a spiegare una cosa così? Chiedi, posso in segreto? E poi vi lascio, poi tanto chi può andare via, è finita. Allora, tu una cosa non la saprai mai nella tua vita, fidati, non la saprai mai. Chiedimi cos'è il prezzo di una cosa che comprano da me. E te lo spiego però, perché sennò così sono banale. Allora, tua moglie compra un paio di scarpe rosse, bellissime, e tu gli dici, come nome? Chiara, belle queste scarpe rosse, sì, ma quanta la pagate? Lei dirà, secondo te il prezzo stai a fare te, tu mi dici? 200? 200? L'ho preso al mercatino qui il giovedì, 45 euro. Aspetta, però a te non ti guardi. Allora le nascondi nel box. Dopo 3-4 giorni lei fa, hai visto le scarpe rosse? No, c'è un demonio, c'è il diavolo qui che ce le nasconde. Devo andare dall'esorcista. Lui fa, per 45 euro. Sì, 3,30 ho pagato. 3,30! 45 non esiste! Va bene? Però lui gli prende pure 3,30! Bocca al lupo! Ciao, bei ragazzi! Ciao! Grazie a tutti! Io mi metto qui e vi auguro cose belle a tutti e soprattutto la pazienza che ce l'avete avuta. Io mi metto qui, moglie da e di tutti. Dice Tindaro! Oh, ricordatevi di noi! Saluto. Signora,